Viviamo oggi una domenica importante che chiude questo piccolo ciclo di tre domeniche che il Vangelo di Giovanni ci propone per farci comprendere l'escatologia della storia della salvezza, iniziata con l'episodio delle nozze di Cana, proseguita con il dialogo tra Gesù e Nicodemo, che oggi nel dialogo di Gesù con questa donna samaritana si conclude. E così ci prepariamo a vivere il tempo di grazia che sta per giungere, per poterci immergere in ciò che è spirito e in questo spirito dimorare e rimanere. Ecco perché chiedo a tutti voi attenzione, chiedo concentrazione, chiedo di rimanere in questo spirito per poter aprire il cuore e ascoltare lo spirito di verità che da queste pagine si rivela, affinché ognuno possa riempirsi di spirito e rimanere nel cielo di Dio. Il contesto di questo brano è un contesto che ci porta al dialogo tra Dio e l'umanità, un'umanità smarrita rappresentata da questa donna, ma un'umanità che Dio va a cercare per poterla redimere. E Dio richiama in questa profondità l'umanità che lo vuole accogliere a rinnovare quel patto di alleanza tra Dio e il suo popolo. Questa relazione interrotta o ignorata deve essere l'oggetto della restaurazione di tutti i figli di Dio che sono stati affidati alla donna di Dio che ha avuto il compito di annunciare la nuova Gerusalemme, il Regno. La cornice in cui si svolge questo dialogo ha alcuni punti focali. Il primo, il riferimento alla città di Sicar, che ci riporta a Sichem, luogo della scelta, il luogo dove Giosuè radunò il popolo prima di entrare nella terra promessa e disse: scegliete oggi chi volete servire. Quindi è il luogo in cui il popolo è chiamato a rinnovare il suo sì alla chiamata di Dio, dopo aver tanto camminato e aver fatto in parte bene e in parte male. Arriva il momento della scelta definitiva. E il popolo risponde: lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dei. Quindi il primo comandamento ritorna ad essere centro del popolo di Dio che vuole rimanere fedele al Dio uno che poi comprenderà essere trino. Un altro riferimento è quello del pozzo di Giacobbe, che suscita profonde riflessioni. Il pozzo è il luogo dove vi è l'acqua, l'acqua che dona la vita, che si contrappone a un deserto che spesso conduce alla morte, morte fisica per quegli uomini e per quegli animali che senza il pozzo morirono. E quindi il pozzo è quella manifestazione che ti porta a vivere Dio, fonte di vita, fonte di acqua, da cui sgorga la vita. Ma il pozzo è anche il luogo dell'incontro, il luogo dell'innamoramento. Pensiamo alla storia di Giacobbe, che al pozzo incontra colei che sarebbe divenuta la sua sposa. Oppure Mosè, che stanco, pure lui, per vicissitudini che al capitolo 2 dell'Esodo sono ben raccontate, momento di spartiacque per la vita di quell'uomo, santo, precursore del Cristo, a quel pozzo incontrerà colei che poi diventerà la sua sposa. Ecco che nella scatologia andiamo alle nozze dell'agnello che incontra la sua sposa fedele per poter portare tutti alla vita, eterna vita. Il pozzo è di Giacobbe e Giacobbe sappiamo che ha dato origini alle 12 tribù di Israele, su cui si fonda la prima alleanza caratteristica. E quindi quei 12 li ritroviamo in Gesù, i 12 apostoli, nella seconda alleanza. E quei 12 li ritroviamo nelle stelle che coronano il capo di Maria, che sono simbolo ed emblema della terza alleanza. E Giacobbe è colui
che vide anche quella scala d'oro e la vide proprio prima di arrivare al pozzo dove avrebbe incontrato la sua sposa. Sono legati questi due momenti, uno precede l'altro. Ma noi sappiamo che quella scala d'oro è stata rivelata alla fanciulla di Dio ed è stata vista presente qui, in questa culla. In quella rivelazione la famiglia, la divina famiglia e la scala d'oro racconta Maria Giuseppina di vedere una grande scala di luce luminosissima da cui scende la Madonna con il bambino in braccio. La Madonna dice: la scala d'oro è il passaggio fra il cielo e la Gerusalemme dove salgono tutti i veri figli di Dio. Non possono accedere ad essa anime incapaci di fare il bene verso Dio e verso il prossimo. Quindi questo ci proietta alla fine dei tempi, a quel collegamento tra cielo e terra dove nella nuova Gerusalemme il regno si manifesta. Poi vi è un altro riferimento importante. Mezzogiorno, ci dice l'Evangelista. Anche questo suscita profonde riflessioni. A mezzogiorno il sole raggiunge il punto del suo vertice. E quindi il sole che riporta a Cristo in quel momento raggiunge la sua manifestazione più alta. E infatti in questo brano Gesù si manifesta a quella donna. In quel passaggio finale che ci tocca il cuore, sono io che ti parlo. Ma questo punto di vertice segna un passaggio fondamentale, di vita o di morte, di luce o di buio. Il mezzogiorno ci porta a quell'altro mezzogiorno raccontato nel Vangelo di Giovanni, dove verso mezzogiorno Pilato chiede e dice ai giudei: ecco il vostro re, lo manifesta. E i giudei dicono: via, via, crocifiggilo. E da quel momento per i giudei inizia il buio. E infatti l'Evangelista dirà in un altro passaggio: da quel momento il sole si eclissò, dalle 12 alle 15, dall'ora sesta all'ora nona. Quindi mezzogiorno, manifestazione di Dio, può essere salvezza per chi accoglie la sua manifestazione, vita eterna, e può essere condanna, giudizio, per chi lo rifiuta. Quindi, altro punto di spartiacque. Poi vi è il riferimento alla sete e alla stanchezza di Gesù. Gesù ha sete. E anche questo ci riporta a quell'ultimo momento della sua vita terrena, quando sul Golgota, prima di spirare e di quindi risorgere e portare tutti alla salvezza, chiede da bere: ho sete. Ecco quel Dio che ha sete e che chiede da bere. E quindi questo ci porta al momento del giudizio, così come quando l'Evangelista Matteo, nel capitolo 25, dirà: allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere. E quindi questo ci riporta al comandamento dei comandamenti, comandamento dell'amore, amore a Dio e soprattutto amore al prossimo: ho sete. E poi inizia questo dialogo profondo con questa donna che ora vedremo nel suo svolgersi, un dialogo accorato, un dialogo che vede Gesù rompere gli schemi. Parla con una donna e per di più con una donna appartenente ad un popolo con il quale non vi è comunione. Gesù rompe gli schemi, va oltre le convenzioni. L'amore vince ogni barriera che l'uomo ha posto, perché Gesù vuole andare a recuperare quell'umanità smarrita. Chi si sente già pieno di sé, chi si sente già pieno di tutto, non ha bisogno di Dio, non sente la sete di Dio. Ma Gesù vuole andare a prendere quelle pecorelle smarrite, così come questa donna che era in una situazione di peccato oggettivo, non aveva marito, anche se viveva con un uomo. Gesù le parla e le propone un itinerario,
un itinerario che se accolto l'avrebbe portata alla salvezza. Ecco l'itinerario che Gesù fa fare a questa donna in questo dialogo. E questo dialogo inizia con un invito perentorio: dammi da bere. Questa donna avrebbe potuto rifiutare il dialogo. Così come quando Dio ti chiama, tu puoi dire sì, puoi dire no. E a volte l'invito è perentorio, non ammette replica. Quella donna ha accettato di dialogare e di iniziare quell'itinerario. Di che cosa ha sete Gesù? Qual è la sua sete? Gesù ha sete d'amore. Gesù ha sete del cuore dei suoi figli. Gesù ha sete del sì dei suoi figli. Da quella donna voleva il suo cuore, la sua anima per poterla mondare. E così fa con ciascuno di noi che accetta di compiere questo itinerario, ma bisogna essere docili. E Gesù ci chiede il sì. Gesù ci chiede: fai di me quel che piace a te, fai la mia volontà. Ecco la preghiera del Padre Nostro, ecco la preghiera di questa fanciulla. Ti amo Gesù, ti amo tanto, mi affido a te, fai di me quel che piace a te. Di questo ha sete Gesù. E questo che Gesù chiede dobbiamo dare. Se vogliamo veramente essere figli di Dio, se vogliamo veramente vivere la comunione con Dio. Ecco quel mendicante d'amore che si manifesta nuovamente, così come si è manifestato alla sua fanciulla in quella rivelazione l'anno 1 dell'era nuova. Pregate, dice Gesù, pregate perché le vostre preghiere arrivano subito al cuore del Padre, pregate perché l'alba e il tramonto siano presto una cosa sola, aprite i vostri cuori al Signore, io sono un mendicante d'amore, non rifiutate questa mia richiesta perché non ho più tempo per aprire i vostri cuori, non ho più tempo, non rifiutate questa offerta al Figlio di Dio, a colui che si fa mendicante per la vostra salvezza, perché poi sarò re e giudice. Venite al mio cuore, adorate il cuore di Maria e il Padre mio sarà per sempre nel vostro cuore. Di questo ha sete Gesù, ora come allora. Ecco il regno, nel momento in cui ci si lascia guarire, nel momento in cui si rinasce dall'alto, nel momento in cui, così come Gesù disse a Nicodemo, nel momento in cui si rinasce dall'alto si vede il regno. Ecco il grembo di Maria, quel cuore che si deve adorare, che ha generato il regno, che ha dato vita alla generazione dei santi. Chi farà loro conoscere Gesù? Ecco i nuovi cristiani chiamati oggi a donare tutto se stessi per amore del loro Gesù. Oggi il Padre appone il suo sigillo d'amore nel cuore dei suoi figli per incidere nel nostro cuore il suo nome. Il suo nome è Dio. Quel nome che è salvezza, Gesù fonte di vita, dirà Giovanni poco oltre questo passo. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi esclamò ad alta voce: chi ha sete venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Ecco il sono io che ti parlo. Essenza e sostanza del Padre di ogni creatura fatta a sua immagine e somiglianza. Fonte inesauribile dell'eterno amore che ci renderà come Egli è, tanti piccoli Gesù e tante piccole Maria, per farci splendere in eterno nel firmamento di Dio. Ecco le nuove stelle chiamate a splendere in questo nuovo firmamento. Tutto passerà, amori passeggeri, amori effimeri, illusioni. La parola di Dio che si è incarnata nella storia e che è, non passerà, ma si compirà e porterà alla vita eterna tutti coloro che vorranno compiere questo itinerario d'amore. E dopo questo primo passaggio, dammi da bere, c'è il cuore di questa pagina del Vangelo. Credimi, donna. Gesù si apre il suo cuore a quella donna che non aveva rifiutato il dialogo. È
giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma è giunto il momento ed è questo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Qui ci sono tanti riferimenti profondi. Un primo riferimento è un riferimento trinitario. Gesù nuovamente parla in prima persona plurale, noi, e manifesta la sua essenza trinitaria. Ecco le tre ondate messianiche richiamate, che nella storia si incarnano. Ma vi è un riferimento anche alle tre alleanze. Voi adorate quel che non conoscete. Allora vi è un primo riferimento a quella prima alleanza, quando vi fu una divisione del regno, tra il regno di Israele e il regno di Giuda. E per amore del suo servo Davide, Dio tenne per sé una piccola parte, un piccolo resto, il regno di Giuda. Ecco perché la salvezza viene dai giudei. Prima alleanza, ma Gesù stesso è giudeo, figlio di Davide, e in lui si manifesta la seconda, con la nuova alleanza dei cristiani. Ma ve ne è una terza riferimento. Perché a vincere sarà il leone della tribù di Giuda, è scritto nell'Apocalisse. Non piangere, lui aprirà il sigillo e vi porterà alla conoscenza tutta intera. Ecco la terza alleanza che si manifesta grazie al leone della tribù di Giuda, e la salvezza viene dai giudei. Ora, Dio preserva questo fazzoletto di terra per sé. Lo ha preservato per sé, dove né il Sinedrio né il mondo avranno autorità su di esso, per instaurare il suo regno. Ecco il germoglio di Davide che apre il libro e i sigilli. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Ecco l'era dello Spirito Santo che sulla pietra vicino a questa cappellina è scritta a fuoco. Era dello Spirito Santo. Dio è Spirito. Così come Gesù ci disse, le mie parole sono spirito e vita. La carne non giova a nulla. Nel momento più alto in cui si manifestò ai suoi discepoli, quando parlò del fare ed essere in comunione. Spirito e vita. La carne non giova a nulla. Non si possono comprendere queste parole alla lettera. Ma bisogna comprendere la luce di ciò che è spirito. Qui, su questo monte, si adora Dio in spirito e verità, in spirito e vita, né su questo monte né a Gerusalemme. Credimi, donna, è giunto il momento ed è questo in cui vi è un altro monte in cui si deve adorare Dio in spirito e verità. Ecco il terzo monte, questo monte, che manifesta la terza alleanza che ora si vive. E poi vi è l'ultimo passaggio di questo brano, che sigilla il tutto. Sono io che ti parlo. E in queste parole Gesù si manifesta. Gesù manifesta il suo essere Dio. Lo fa in una terra straniera. Però lo fa di fronte ad una donna che ha manifestato disponibilità ad ascoltarlo e a seguirlo in questo itinerario. Questo è quello che Gesù invita oggi a fare, affinché tutti coloro che vogliono seguirlo possano comprenderlo nella sua manifestazione in questa piccola culla, dove è sceso in spirito e verità per donarci la vita. Chi crede sarà salvato, chi non crede no. E la donna cosa fa? Subito accoglie l'invito e va in città ad annunciare. E badate bene, annuncia con quell'equilibrio e quella prudenza di chi va, sarà forse lui. Attende che quegli abitanti possano in prima persona sperimentare. E infatti, di lì a poco, quegli abitanti diranno: noi crediamo che lui è il Messia, ma non perché ce l'hai detto tu,
perché l'abbiamo toccato con mano noi. Ecco l'insegnamento che anche questa donna ci dona dopo aver compreso quell'equilibrio che dà a tutti il tempo di poter comprendere ciò che lei per tempo e nel tempo ha avuto modo di comprendere. Grande l'insegnamento che Gesù dona in questa pagina del Vangelo. Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio, fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà, dice Isaia, parlando di ciò che lo Spirito avrebbe fatto posandosi. Ecco Dio che si manifesta in Spirito. Siamo sul Monte Santo, fratelli. Ecco il vertice dove vi è silenzio, pace e santità, dove non c'è il vuoto, ma si sperimenta la pienezza di Dio, una pienezza eterna di una bontà senza fine. Questo è ciò che spetta a tutti coloro che sapranno rimanere fedeli e saranno trovati fedeli fino alla fine, così come è scritto nell'ultimo libro che pone il sigillo. Lo Spirito e la Sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta vieni, chi ha sete venga, chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita. E così sia.